E dove stiamo andando? Alla Lido. Ah, la Lido! La mia fa un po' di spesa. Sì? Senti, ma tu prendi il tornello grande o il piccolo? Piccolo. DHL! Il furgone della DHL! Bravissimo, amore mio! Tu e la tua passione per i motori. Ragazzi, andiamo a farci un giretto alla Lidl, che ci sono un sacco di offertine. Ciao, amore! Lui sempre nella solita posizione, lo vedete alla guida? Sì, allora andiamo a farci questo giretto alla Lidl, poi restiamo io e Chicco perché già Luca deve fare una visita, così lo sviaggiamo. E io e Chicco invece giriamo un pochino, vediamo le offerte. Ci sono diverse cosine, ragazze, questa settimana che spero di trovare per quanto riguarda la linea di casa. Però insomma, speriamo, perché di solito non sono mai fortunata, non trovo mai niente quando arrivano cose che mi interessano. Però ci facciamo un giretto, faccio pure un pochino di spesa, poi ovviamente a casa vi faccio vedere tutto. E tu mi aiuti a fare la spesa? Sì? Fai il bravo? Prometti? Come c'è scritto? Lidl. Siamo arrivati? Sì. Andiamo. Andiamo. A Lidl. E dove andiamo? A Lidl. A Lidl. Andiamo. A Lidl. Che ci sta? Andiamo, fammi vedere il tuo carrellino. Il mio è quello grande. Oh, che bello! Eccoci qua. Allora, ragazzi, abbiamo fatto un giretto alla Lidl. Non c'erano tantissime offerte, vero mamma? Come al solito, Chicco ha fatto il monello. Inutile che lo diciamo. Però ho preso delle cosine interessanti, anche perché ho intenzione di fare di aggiungere delle cosine in lavanderia, e questa settimana vendevano delle cosine molto interessanti proprio per quanto riguarda l'organizzazione, insomma, tra virgolette, della lavanderia. Però secondo me queste cosine che ho preso si possono sfruttare anche per altre cose, quindi vi voglio far vedere tutto a casa. Poi abbiamo preso gli yogurtini degli animali, vero mamma? Te lo vuoi lo yogurtino? Ma veniamo a casa? Ce lo mangiamo, la cucina della zebra? Sì? Che dici? Sì? Va bene, ragazzi, ho preso anche il volantino che parte dal 22 di agosto fino al 28 della settimana prossima. Ce lo sfogliamo insieme, dato che sarà la settimana XXL. Di solito con questa settimana ci sono sempre offerte esagerate. Io ovviamente non mi trovo mai per la settimana XXL, quindi magari lo sfogliamo insieme e vediamo che cosa ci riserva questa settimana. Poi dopo andiamo a farci una passeggiata, sì? Andiamo dopo. Sempre se fai il bravo. Chicco sta guardando i cartoni, sta facendo la merenda. Poi dopo vi faccio vedere pure con che cosa. Allora, come vi dicevo, non ho preso tantissime cose, però voglio farvi vedere lo scontrino. In totale ho speso 39,57 euro, però appunto ho preso diverse cosine per quanto riguarda il mondo vegan, ora vi spiego perché. Poi ho preso qualcosina appunto da dispensa, bibite, qualche bevanda, e queste cosine appunto che cercavo del marchio sia Aquapur che Livarno, appunto il marchio che è uscito questa settimana per quanto riguarda la linea casa. Sono delle cosine molto interessanti, quindi ve le tengo per ultime, così ne parliamo un pochino insieme. E nulla, allora voglio farvi vedere subito, come vi dicevo, le cosine da frigo, perché altrimenti va a finire che si perde tutto. E fatemi sapere, ragazze, se vi interesserebbe un video per quanto riguarda l'organizzazione del mio nuovo frigorifero, il modello che abbiamo comprato, come vado ad organizzarlo. Fatemi sapere, così magari vi registro un video a parte dedicato appunto al frigorifero. Allora, la prima cosa che voglio farvi vedere sono appunto questi budini del marchio Milbona, i Safari Buono Budino Zebra. Appunto, li abbiamo comprati, sono i simil mumu tra virgolette. Sono i classici budini vaniglia e cacao. All'interno ce ne sono 4. La scadenza è il 7 di settembre, quindi ottime. Questi li ho pagati, se non sbaglio, 1,59 euro. Budino Safari. Dimmi, amore, l'hai mangiato tutto? E com'era? Vieni a dirlo alle ragazze. Aspetta, com'era il budino? Era buono? Sì. Sì. Buonissimo, ragazzi. Il budino. Vabbè, aprite questo. E appunto sono i classici budini, quelli panna
e cacao. All'interno ne escono quattro. Chicco, diciamo che li ha visti, ha visto gli animaletti e quindi li ha voluti comprare, però l'ha mangiato tutto e questi li ho pagati appunto 1,59 euro e li mettiamo subito in frigo. Per quanto riguarda sempre i vari yogurt che ho voluto provare, ragazzi, c'erano questi bio banana, yogurt con i cereali, sempre del marchio Milbona, e sono yogurt crispy cereal. All'interno appunto hanno tutti questi cereali belli croccanti e lo yogurt di base è uno yogurt intero biologico alla banana. Ne ho presi due perché all'interno ci sono esattamente 150 grammi di prodotto e questi li ho pensati insomma da portarceli al lavoro, uno per me e uno per Gianluca. Non li ho mai provati, o almeno non ricordo di averli già provati. All'interno c'è appunto questo muesli al cioccolato e questi sono buonissimi. Diciamo che come yogurt, ragazze, questa è la tipologia che preferisco, tipo quelli della Müller, però quelli non li prendo sempre, quelli sempre con i cerealini, con i cioccolatini, perché sono abbastanza pesanti. Questi qui sono soltanto cereali soffiati alla fine. Sì, c'è l'aggiunta del cioccolato, però non sono proprio anelli di cioccolato o magari cubetti di wafer, ci sono pure quelli al cioccolato, la granella di pistacchio, insomma quelli sono belli pesanti della Müller, quindi non li preferisco tanto, anche se spesso li acquisto e prendo quelli lì, Fruit Passion, che sono appunto tipo delle mousse con yogurt e frutta e quelli sono molto buoni. Però non hanno cose cioccolatose all'interno, quindi li preferisco. Questi qui, essendo di base alla banana, io lo yogurt alla banana lo adoro, ragazzi, è il mio gusto preferito per quanto riguarda lo yogurt, e quindi ho voluto prenderne due per 89 centesimi l'uno. Poi c'erano questi yogurt sempre della linea vegana, a differenza di quella che era biologica, del marchio Vemondo. Io non ho mai acquistato nulla di questo marchio, ragazze, però ne ho sentito tanto parlare, quindi ho voluto provare qualcosina. Di yogurt ho acquistato questi qui con base alla soia, frutta e cereali. Ce ne sono due all'interno da 125 grammi e all'interno appunto c'è la frutta a pezzettoni, tra cui mela, pesca, banana, mango, insomma un mix di frutta con i cereali. Dice appunto che sono 100% yogurt di soia italiana, sono fonte di vitamine, insomma con fermenti lattici all'interno. Li ho voluti provare, a parte solo degli yogurt vegani, quindi insomma vedremo un pochino. Non li ho mai provati, però di solito, ragazzi, a me tutte queste cosine più particolari, vegane, insomma mi piacciono proprio come sapori, come consistenza, quindi spesso le acquisto. Della Lidl non avevo mai provato ancora nulla, quindi ho voluto provare qualcosina anche per cambiare, insomma variare un po' l'alimentazione. E sempre dello stesso marchio Vemondo ho preso questo qui, delizio al cocco bianco. Ce ne sono due all'interno, sempre da 125 grammi, come base appunto è uno yogurt bianco alla soia, appunto penso impreziosito da questo cocco all'interno, ed è ottimo a colazione, come spuntino, insomma come merenda. Anche questo qui l'ho pensato da portarcelo al lavoro, magari li vado ad alternare sia per me che per Gianluca. Per quanto riguarda gli yogurt ho finito. Un'altra cosina sempre del marchio Vemondo che ho voluto acquistare per la prima volta al prezzo di 1,79 euro a confezione sono appunto questi burger vegetali. Io ho provato diversi burger vegetali anche del marchio che rivende il Famila, Chiogene, una cosa del genere, tempo fa, ed erano buonissimi. Ho provato anche quelli dell'Eurospin, pure sono buoni. Questi della Lidl non li avevo mai acquistati, quindi ho voluto prendere questi burger vegetali con funghi e questi che erano gli ultimi burger con verdure grigliate. Era proprio l'ultima confezione rimasta, poi c'erano agli spinaci, ai ceci, all'avena e non ricordo se c'era qualche altro gusto. Comunque erano i mini burger. Questi invece sono due burger, insomma, grandi. All'interno ce ne sono due da 80 grammi. Vediamo pure. Eh sì, burger, mamma. Eccolo qua. No, sono burger solo, non c'è la carne. Questi sono quelli vegetali con le verdure. Grazie, amore mio. Scusatemi per insomma l'intromissione di Chicco. E all'interno appunto si presentano così, sono abbastanza grandi, ragazze. Questi sono quelli lì alle verdure grigliate e poi appunto vi dicevo quelli là ai funghi. Ogni tanto io li acquisto perché mi piace variare dal classico burger, insomma quello lì di carne. Io preferisco tanto anche i burger di soia, le cotolette di soia. Diciamo che Gianluca non li preferisce, ecco, li mangia, però se può scegliere qualcosa di diverso preferisce sempre qualcosa
qualcosa che sia con proteina animale, però io per variare, ragazzi, io mangio tutto: carne, pesce, verdure, cereali, mi piace tutto. Io l'unica cosa che non mangio sono i formaggi, ragazzi, quindi i formaggi pastorizzati, anche il classico parmigiano sulla pasta io non lo mangio, non mi piace, mangio soltanto la mozzarella, quindi quella è l'unica cosa proprio che io non mangio. Poi per il resto, bene o male, mi mangio tutto e si vede pure e quindi niente, ragazze, ogni tanto mi piace un pochino alternare l'alimentazione, proprio non prendere sempre i classici burger di vitello, di pollo, di tacchino. Ecco, per cambiare anche i sapori li ho voluti provare, non mi ricordo se vi ho detto, li ho pagati 1,79 euro a confezione, insomma li proveremo. Fatemi sapere nei commenti se voi già avete provato questa tipologia di burger, se magari me ne consigliate qualcun'altra da provare, perché lo sapete, a me i vostri consigli io li ascolto sempre e mi fa piacere che ci confrontiamo, insomma, su questi prodotti, per me almeno novità. L'ultima cosa da frigo, ragazze, che vi mostro sono le chicche tricolore del marchio Nonna Mia, all'interno ce ne sono mezzo chilo. Queste le ho prese soprattutto per Francesco perché gli piacciono tantissimo, il fatto che siano tutte colorate, comunque gli piace appunto vedere tutti questi colori nel piatto. Io gliele vado a fare semplicemente o con dell'olio il parmigiano, o a volte con il classico sughetto, con ragù, insomma con quello che mi trovo in casa. E sono appunto tricolori perché sono degli gnocchetti di patate che hanno all'interno spinaci disidratati, pomodoro disidratato, insomma, e la purea di patata. Sono alternati, sono carini, poi sono della giusta grandezza per un piccolino. Ovviamente mio figlio ha quasi 4 anni, ragazzi, quindi ovviamente lui ora mangia consistenze diverse rispetto ai bimbi che si approcciano all'attrezzamento, e mi sento di consigliarveli. Cuociono in pochissimo, proprio un minuto, il tempo di calarli nell'acqua bollente e di toglierli, e sono pronti e ve li consiglio. Questi hanno pure una bella scadenza, perché scadono il 15 di settembre, quindi insomma sono comodi. Io di solito, ragazze, quando vado ad aprire la confezione faccio la porzione per chicco e poi il resto lo vado a congelare, perché ovviamente mezzo chilo di gnocchetti non è che se li mangia in due volte, ecco, quindi di solito faccio così e mi ci trovo bene, e poi li vado a scongelare all'occorrenza. Questi qui, se non ricordo male, li ho pagati 1,59 euro, ricordavo che stessero di meno, però sono aumentati anche questi. Ragazze, metto un attimo a posto questi così da frigo. Ah, vi faccio vedere anche questo che l'avevo dimenticato: ho preso una singola bustina di bio lattughino, questa era in offerta a 99 centesimi, la scadenza è il 22 di giugno, e all'interno, ragazze, ci sono 100 grammi di prodotto. Ho preso una singola bustina perché ultimamente, o almeno ogni volta che vado alla Lidl, non faccio altro che trovare comunque il reparto soprattutto della verdura in busta già molto moscia, ragazzi, già consumata, nonostante la scadenza sia bella lunga. Questa si può dire che era l'unica bustina che si è salvata, la meno peggio, e l'ho voluta acquistare giusto per avere comunque un po' di lattuga in casa, e l'ho voluta prendere. Infine ho preso la mozzarella grattugiata, sempre questa qui del marchio Milbona. Mi ci trovo bene, ragazze, soprattutto quando vado a farci le piadine oppure le pizze, quelle surgelate, la vado ad aggiungere, è molto buona. Ah, che c'hai tu? Che vuoi far vedere? Le macchinine? E che macchinine sono? Dillo alle amiche della mamma. La macchinina dei... Dillo bene, dei carabinieri e della polizia. Bravissimo! E quindi vi dicevo, fermo mamma, e quindi ragazze vi dicevo, questa qui l'acquisto spesso, all'interno ci sono 200 grammi di mozzarella grattugiata, ovviamente questa è una mozzarella secca che va benissimo appunto per preparazioni tipo piadina, se andate a fare, che ne so, la pasta al forno. Mi ci trovo bene perché, essendo già grattugiata, una busta di solito non me la faccio mai mancare, e questa l'ho pagata 1,89 euro, anche se prima, ragazzi, io mi ricordo costava 1,49 euro, 1,59 euro. Comunque non costava tantissimo, però mi ci trovo bene, alla fine la vado ad utilizzare anche in più di due volte. Dimmi, mamma. Ce la faccio. A fare cosa non ce la fai? A spostare, sì, apre le macchine. E ora mamma te la sposta, va bene? E quindi l'ho voluta riacquistare. Ora, ragazze, sistemo un attimo tutte le cosine da frigo, sposto la sedia a Francesco e torno da voi. La dispensa, ragazze, ho voluto provare queste tortilla wraps della settimana messicana del marchio Tequito. Queste qui sono delle wrap buonissime, ragazze, ce n'erano anche ai multicereali, una volta le ho trovate anche agli spinaci e all'aglio, alla cipolla. Comunque sono ottime, all'interno ce ne sono 6, quindi sono comodissime perché non sono tanto grandi, sono del giusto diametro rispetto alla piadina normale.
si possono arrotolare proprio come delle wrap e sono buone queste qui, ragazzi, anche perché la scadenza è bella lunga, a differenza delle piadine, queste hanno una scadenza bella consistente, infatti scadono a gennaio 2023. Le ho volute riacquistare, infatti della settimana messicana di solito acquisto poche cose, ragazze, perché comunque Gianluca non ama il piccante, quindi la maggior parte delle preparazioni, delle cose che propongono sono abbastanza speziate, piccanti, quindi evito di comprarle. Però queste qui non me le faccio mai mancare, anche perché preferisco le wrap alla piadina, quella classica, perché le trovo molto più leggere, molto più facili anche da digerire, e quindi spesso le acquisto. Si possono fare con quello che volete, ragazze, con verdure, con la carne, con gli affettati, semplicemente anche mangiate così con dei gamberetti, insomma sono buonissime in tutte le salse e quindi le ho volute acquistare. Queste venivano 1,29 euro. Poi, per quanto riguarda la spesa, ragazze, ho terminato. Voglio farvi vedere le cosine che sono andata a prendere per quanto riguarda le bevande. Ho voluto acquistare due lattine di Coca-Cola, questa qui senza zucchero. Senza zucchero, con zucchero, sempre Coca-Cola. E ne ho prese due, erano in offerta a 59 centesimi e quindi ho preso questa. Altrimenti di solito prendo anche la Coca-Cola normale. Non vado ai zuccheri della Coca-Cola, proprio quelli. E quindi ne ho prese due, giusto da tenere in dispensa. Poi, sempre per quanto riguarda le bevande, ragazze, erano in offerta anche le birre, queste qui della Peroni, tre birre da 66 ad 1,69 euro. Anche queste non le faccio mai mancare. Diciamo che io e Gianluca non è che siamo proprio amanti di birra, preferiamo il vino alla birra, però insomma quella sera che ti fai la pizza o semplicemente ti fai il panino, no, con l'hamburger o il burger vegetale, comunque la birretta ci sta benissimo. Dimmi, amore. Mais Express, sì, ora mamma te lo mette. Poi, sempre per quanto riguarda bevande in offerta, ragazzi, ho preso due bottiglie appunto di vino rosso. C'era il negro amaro, tipico vino salentino, tra i miei preferiti insieme al primitivo, assolutamente. Era in offerta ad 1,59 euro, ne erano rimaste tipo 3-4 bottiglie, ragazzi, quindi l'ho voluto acquistare. Ne ho prese due da tenere insomma nella cantinetta, che sapete, quella che comprammo da Ikea. E il vino rosso, ragazze, è tra i miei preferiti, non lo faccio mai mancare e quindi di solito ci piace un bicchierino di vino, soprattutto se faccio la carne o magari faccio un primo più particolare, ci sta il vino rosso. Fatemi sapere, voi siete team vino o birra, cosa preferite? Io preferisco il vino, ormai si è capito, il vino rosso in automatico. Il bianco, il rosé, sì, lo bevo, però io anche sul pesce berrei il vino rosso perché mi piace proprio la consistenza, il sapore che ha. Poi una cosina che ho preso da dispensa, le uniche due cose appunto che riguardano le salse, queste qui della Mutti sono le salse pronte ai datterini, gusto dolce, all'interno, ragazze, ci sono 400 grammi di prodotto e l'ho pagata 1,29 euro la bottiglia. Su queste, ragazze, il prezzo è salito tantissimo, io ricordo che le trovavo anche a 99 centesimi, 1,09 euro, ma 1,29 euro è davvero tanto, però con queste mi ci trovo bene, non solo per il prodotto, perché sapete, per me Mutti è qualità, cioè è proprio sicurezza per quanto riguarda la salsa, mi piace tanto perché il pomodoro è bello dolce e saporito, ma anche perché questo formato è piccolino ed è la giusta quantità se voglio condire la pasta, insomma, per tutti e tre, non è né quella bottiglia grande né quella piccolina, insomma, che la vado a macchiare, ma è la giusta quantità di pomodoro, quindi questo è il formato ideale, lo acquisto spesso. Lasciate stare che questa è una salsa pronta, però di solito trovo anche la Mutti classica, la salsa da preparare, sempre questo formato, 1,29 euro l'uno. Infine, ragazze, come detersivi ho acquistato questo qui, questo prodottino dell'Ace con candeggina più, è una nuova formulazione, infatti è la candeggina in mousse, mi ci trovo benissimo con questo prodotto, io ovviamente acquistavo quello prima di questo, se era una novità, sempre l'Ace con candeggina, perché ho notato che questa profumazione, soprattutto nella bottiglia rosa, è molto più leggera, non è un odore molto forte di candeggina, insomma, per chi mi segue da tanto tempo sa che io non sono amante dell'odore forte, proprio estremo, della candeggina come disinfettante. Quindi questo qui lo acquisto sempre, soprattutto quando lo trovo in offerta, perché mi ci trovo bene. All'interno queste sono 800 ml di prodotto, quasi un
litro di prodotto e l'ho pagato in offerta 1,99 euro. Considerate che è un nuovo prodotto, comunque una formulazione differente, e questo è ottimo ragazzi anche per trattare le macchie magari su dei capi bianchi, su delle tovaglie. Io già l'ho testato su macchie di caffè, salsa, di coca cola, ecco, sia sulla tovaglia che su magliettine bianche. Ovviamente l'ho testato, vado semplicemente a spruzzare un po' di prodotto e lo metto a lavare, la macchia si rimuove, non lascia luni, quindi ve lo consiglio. Io il prodotto appunto è della Ace e mi ci trovo veramente bene. Ne ho voluto acquistare due ragazze perché mi dura tantissimo questo prodotto, quindi quando lo trovo in offerta ne prendo direttamente una confezione in più e ne ho acquistate direttamente due, sempre ad 1,99 euro, ve l'ho detto, sì. Poi per quanto riguarda la spesa ragazze abbiamo terminato, ora voglio farvi vedere quelle cosine che ho trovato appunto in questa settimana per quanto riguarda l'organizzazione, insomma gli oggetti indispensabili per la casa. La prima cosa in assoluto che voglio farvi vedere è questo set di tre pomelli della Livarno Home. Sono tre pomelli appunto in legno di tre misure diverse, all'interno vi escono i gancetti e i tre pomelli appunto, e questi qui li ho pensati da mettere all'interno della lavanderia sotto la scritta appunto laundry. Per chi avesse perso il video della lavanderia ve lo lascio giù nell'info box, così potete andare a curiosare per andare ad arricchire un pochino quella parete. Quindi vado a mettere questi tre gancetti e poi ci andrò appunto a appendere delle cosine, tra cui due cosine che ho preso sempre qui. Questo set ragazzi l'ho pagato 4,99 euro. Sono molto carini ragazzi, è la prima volta che prendo dei pomelli in legno appunto alla Lidl, però mi piaceva l'effetto, insomma il pensiero di metterli lì all'interno della lavanderia. Amore, questi me li metti domani in lavanderia così li faccio vedere alle ragazze? Scusami Gianluca, lo vedo che sei impegnato, domani me li metti in lavanderia? Sì. Grazie amore, ovviamente sotto costrizione. E quindi ne ho acquistati una scatolina, ovviamente sono in tre misure differenti, quindi trovate il pomello più grande, il medio e quello piccolino, però insomma potete adattarli in qualunque angolo di casa, che sia in cucina, magari in un bagno, dove più vi piace. Io avendo comunque la lavanderia sui toni del bianco e del legno ho voluto prenderli esclusivamente appunto da metterli in lavanderia, e appunto per lo stesso motivo ho acquistato anche questa palettina con la scopina piccolina del marchio Aquapur. Questo è il marchio ragazze dove acquistai anche gli strofinacci per il video pulizia, anche quello ve lo lascio giù nell'info box se non l'avete visto, ve lo siete persi, mannaggia. E questo è un marchio ottimo per la casa, fa diverse cosine interessanti. Era la prima volta che ho visto questa palettina da una forma bella particolare con appunto la scopina in legno. L'ho voluta prendere da appendere sempre in lavanderia perché magari quando vado a pulire il filtro dell'asciugatrice o magari voglio semplicemente dare una spazzata a terra una volta che vado a rimuovere insomma le cosine del filtro, è comodissima da avere se magari non ho lì per lì l'aspirabriciole o semplicemente la scopa elettrica, ecco, la folletto, e quindi volevo averla in casa. Non ho mai acquistato una cosina così particolare, c'era sia bianca che grigia, però insomma io ho voluto acquistarla bianca sempre per i soliti motivi che vi dicevo dei colori della lavanderia, e anche questa l'ho pagata 3,99 euro. Ovviamente se qualche prezzo è sbagliato ragazzi lo vedete direttamente qui in sovraimpressione nel video, e l'ho voluta acquistare sempre da agganciare insomma al set dei pomelli, questi qui da lavanderia. E infine ho preso sempre per lo stesso motivo e anche per farne ovviamente un buon uso anche questo set di togli pelucchi, come lo chiamate voi, di fasce adesive, set leva pelucchi appunto, che mi incuriosivano tanto, non solo appunto per la comodità ragazzi, perché questi li vado ad utilizzare per pulire di solito i peletti sulle poltroncine, sul divano, comunque la polvere, insomma i peletti si fanno anche se non si hanno animali in casa, e quindi li ho voluti acquistare. La particolarità appunto è nel manico, che è sempre in legno con il laccettino chiaro, la stessa cosa appunto della scopina insomma con la paletta, quindi li ho voluti acquistare. Inoltre c'è anche il rullo di ricarica e questo l'ho pagato 2,99 euro. Il tutto così come lo vedete ragazzi andrà in lavanderia posizionato, quindi magari domani che Gianluca mi sistema tutto ve lo faccio vedere anche una volta terminato, e spero appunto vi piaccia. C'era anche un set di palline insomma per l'asciugatrice in lana con il sacchettino, carine. Ciao amore,
però non c'era, ovviamente erano rimaste pochissime cose alla Lidl, quindi mi è dispiaciuto, però non mi lamento perché per la prima volta ho trovato tutte le cosine che volevo, che avevo visto da volantino, quindi sono contenta. E allora ragazzi, sfogliamo insieme il volantino della settimana dal 22 di agosto al 28, e appunto la settimana XXL, così vediamo un pochino tutte le offerte. Il disturbatore seriale, vieni qua. No. Muovi. No. E guarda. Mi dispiace andare a giocare da un'altra parte. Io ci provo a fare i video normali. Ma... cioè non è colpa mia, è colpa loro. Scusate, vorrei vedere il volantino. Allora, vi dicevo, questo è il volantino dal 22 al 28 di agosto, il volantino della settimana XXL. Ragazzi, questa è tra le mie settimane preferite, ovviamente dopo quella asiatica, perché comunque ci sono sempre delle offertine interessanti. Infatti ci tenevo a sfogliarlo con voi in modo da vedere un pochino le offerte che ci sono. Questi ragazzi sono pure altri yogurt che di solito acquisto, sempre i mix tipo Müller, però non li prendo sempre perché come vedete ci sono sempre i cerealini oppure i croccantini al cioccolato. Ecco, preferisco la variante che avete visto, quella bio, che ci sono soltanto il muesli e lo yogurt. Poi ci sono diverse cosine per quanto riguarda appunto la prima colazione, le offerte riservate ai vantaggi del Lidl Plus. Queste qui ragazze sono ottime, infatti queste conto di andarle a prendere perché sono i sacchetti per congelare, però nel formato XXL, quindi infatti ne trovate tantissimi all'interno delle scatoline, il prezzo è ottimo. E queste sono ottime ragazze perché hanno appunto la clip, avete chiudi, quindi a differenza dei classici sacchetti gelo, questi sono comodissimi e riutilizzabili. Poi vediamo, ci sono altre offerte per quanto riguarda appunto il mercoledì, le varie offerte per quanto riguarda tutto ciò che è della linea bio. Infatti di questa settimana ragazze vorrei provare tutti questi cereali, c'è tipo il bulgur, il miglio, la semola di mais. Voi li avete mai provati? Io sarei molto curiosa di assaggiare soprattutto il miglio. Anche il prezzo comunque è contenuto, 1,79 euro, penso che all'interno ci sia sì mezzo chilo di prodotto, quindi sono assolutamente da provare questi, se riesco ovviamente sempre a trovarli. E poi su tutta la linea appunto dello yogurt sempre bio, infatti ce ne sono diversi. Una cosa ragazze che ho provato e non mi piace assolutamente è il tofu. So che comunque la preparazione può essere differente, si può fare in tanti modi, fritto, in padella, l'ho provato, l'ho assaggiato ragazze, non mi piace, non sa di nulla, almeno per il mio parere, quindi non mi butterò mai più sul tofu. Però l'ho assaggiato, alla fine cioè, non ha un sapore ben preciso, deciso, quindi penso sia da mangiare o ben condito o preparato in qualche maniera abbastanza particolare, insomma, per assaporarne un pochino il sapore. Però posso dirvi che a me non piace tantissimo, però se vi piace c'è appunto al gusto classico affumicato e il basilico, 99 centesimi comunque per 180 grammi di prodotto, è ottimo, quindi comunque ve lo consiglio se amate il tofu. E poi c'è sempre questa meravigliosa parte dedicata all'elettronica, tutto ciò che non serve ma fa solo polvere in una casa ovviamente e non ce la facciamo mancare mai, e tutto ciò che invece riguarda appunto intimo, donna, uomo, le cosine per i bimbi. Infatti ci sono appunto i completini intimi per i bimbi, le scarpe carine, queste cose. Però ragazzi, ultimamente io almeno nella mia Lidl non trovo più nulla. Queste tazzine già c'erano, infatti le ho viste, però non le acquistate perché della Tognana ho già diversi set, magari qualche volta ve li faccio vedere, sono carinissimi, li ho ormai da anni e quindi non acquisto altre tazzine solo perché poi non saprei dove metterle, ragazzi, vi dico la verità. E poi ci sono diversi elettrodomestici, insomma, che potete curiosare, aspirapolvere, e poi tutto ciò che riguarda appunto il back to school, la scuola, il pollice verde che io non ho, e le offerte riservate al weekend. E nulla ragazzi, questo appunto era tutto il volantino della Lidl. Ragazze, poi per quanto riguarda appunto il set che vi dicevo, le tazzine della Tognana, ho questi qui appunto nella colorazione gialla, sempre prese alla Lidl appunto per il caffè, queste gialle, e poi ho queste qui
rosse, sempre la coppia, sempre per la prima colazione, e infine quella lì celeste. Era un set che si vendeva appunto da 3 tazzine, io ne ho presi poi altre, ne andai a comprare in un secondo momento, mi piacevano tantissime, queste sono comode ovviamente se vi piace lo stile un pochino così vintage, quindi vi dicevo, avendole già ho evitato di acquistare altre tazzine, però insomma lo vedete stesso voi, questa è solo una parte di tutte le tazze e tazzine che ho qui nel mobile della cucina, però mi piaceva l'idea di farvele vedere. Ragazzi, questa appunto è la colonnina che vi dicevo per quanto riguarda i vini. Questi li acquistai da Ikea, ma vi parlo forse di un annetto fa, e mi piace perché sono carine nella forma, non sono molto ingombranti, e mi piace avere sempre una selezione per quanto riguarda sia i bianchi che insomma i rossi. Ragazze, questi sono i pomelli una volta appunto agganciati. Io alla fine l'ho deciso di metterli qui in lavanderia, come vi dicevo, ho questo angolino che era un pochino vuoto, no? Perché ero indecisa, probabilmente lì metterò un mobiletto sospeso per i medicinali che attualmente sono nelle cassettine giù, e qui sotto la scritta laundry sono andata a mettere tutti e 3 i pomelli in ordine di grandezza, ovviamente li ha messi Gianluca, non io, e poi ho messo appunto questo sacchettino preso sempre da Ikea con la ricarica delle papilucchi. Qui ho messo la palettina con la scopina, questa piccolina, sempre presa dalla Lidl, e infine ho messo l'ultimo, insomma, i levapelucchi, sempre con il manico in legno. Mi piaceva l'effetto, insomma, bianco, legno, con la palettina bianca. Voi che ne pensate? Vi piace? Dove ho deciso di sistemarlo? Fatemelo sapere poi nei commenti. E nulla, ragazze, io vi lascio appunto con la ripresa dei pomelli, finalmente in lavanderia. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, lasciate tanti like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!